Bene, siamo qui con Luca Bigazzi. Intanto grazie Luca per farci l'onore di essere il presidente di giuria di questa 14ª edizione. E, beh, intanto volevo chiederti come ti è sembrata appunto questa selezione di questi 30 cortometraggi e un'opinione su questi cortometraggi, su questi lavori. Beh, io sono colpito perché mi sono sembrati tutti molto molto interessanti, oddio, non proprio tutti, ma molti sono sembrati interessanti. Questo mi sembra positivo perché conferma il fatto che in qualche modo oggi è possibile girare con una certa professionalità senza disporre anche di grandi mezzi, cioè le macchine da presa digitali, la leggerezza delle macchine da presa digitali e delle luci consentono di fare dei corti senza dei grossi sforzi produttivi e questo è molto positivo. E quindi conseguentemente se ne possono fare di più e quindi conseguentemente il livello qualitativo si alza nettamente rispetto ai corti che vedevo una volta, mi sembrano molto molto migliorati. E il problema è, secondo me, invece non tanto farli quanto il problema è vederli, nel senso dare la possibilità e la visibilità a questi prodotti, nel senso che sarebbe un peccato se il cortometraggio, come qualunque forma di arte cinematografica, venisse fruito dal singolo spettatore nel singolo computer. Secondo me è molto importante come dire, la dimensione collettiva della visione, quindi un festival come Fiaticorti per me è un luogo importante, cioè il fatto che i film vengano discussi e visti collettivamente, pubblicamente, in questo paese così atomizzato e così singolarmente atomizzato, secondo me, con un'occasione come questa, è un'occasione estremamente positiva e importante. Quindi, grazie a voi. Bene, adesso voi appunto per la giuria avrete il compito di scegliere i vincitori. Tu come giurato e come presidente della giuria su cosa pensi di puntare, su cosa pensi di premiare, di sottolineare nei cortometraggi Ah, io in penso gara? che mi interessa, devo confessarvi che sono più attratto dalla piccola produzione che dalle grosse produzioni, cioè mi interessano di più e mi colpiscono di più i cortometraggi, vorrei dire quasi fatti in famiglia, cioè fatti con gli amici, fatti con pochi mezzi e non quelli dove si sente che c'è un apparato produttivo dietro importante. Lo dico perché penso che la natura stessa del cortometraggio porti all'autoproduzione e quindi mi piace pensare che non ci sono attori famosi, mi piace pensare che non ci sono mezzi tecnici pesanti, un po' perché ho cominciato io così, ho cominciato facendo dei cortometraggi con Silvio Soldini, quindi per me il cortometraggio è la palestra di chi comincia e comincia tanto meglio quanto più è libero ed è più libero quanto più è povero e quindi da questo punto di vista il cortometraggio è vitale, proprio è l'embrione di quello che si può fare poi da grandi o da vecchi. E quindi cosa ti senti anche di consigliare ai giovani autori, insomma, che si stanno quindi affacciando nel mondo del cinema attraverso appunto il cortometraggio e poi. Mi sento di consigliare in realtà a tutti quelli che vogliono fare questo lavoro di creare intorno a sé un gruppo di persone, un gruppo di amici possibilmente che condividano la stessa passione. E quindi questo è l'unico modo per cominciare, secondo me non sono le scuole di cinema, non sono i maestri, è proprio l'idea che questo lavoro si rinnova e diventa sempre più interessante e avanza proprio come arte cinematografica, quanto più le persone che lo fanno se lo sono inventate. Cioè, quanto meno maestri abbiamo e quanto più ci possiamo inventare qualcosa di nuovo. Allora, adesso che è più semplice di una volta perché è più economico, allora io dico a chi vuole cominciare questo lavoro, non pensate di fare delle scuole, fatelo, perché adesso si può fare.
E in questo senso è anche importantissimo quello che fa anche il festival come il nostro, che è quello comunque anche di creare delle reti, cioè di far conoscere gli autori, anche maestranze, insomma chi lavora nel mondo del cinema tra di loro, in modo tale che si possano sviluppare anche in futuro anche progetti coinvolgendo appunto anche persone insomma, conosciute anche nell'occasione dei festival, insomma. Sì, no, questo sicuramente. Io quello che spero è che il Comune di Strana allestisca una sala cinematografica, perché insomma voi adesso li avete visti in questa bella sala comunale, ma diciamo questo non è un luogo esattamente adatto per mostrare dei prodotti cinematografici. Allora secondo me sarebbe bello che in ogni paese ci fosse un cinema, come era una volta. Allora, siccome adesso la cosa è possibile perché i proiettori digitali non hanno un costo proibitivo, hanno una gestione molto semplice. Sarebbe una meravigliosa cosa se ogni comune d'Italia avesse il suo cinema o ristrutturasse il suo vecchio cinema, probabilmente abbandonato. Perché, come dicevo prima, il cinema è una arte collettiva, sia nel farsi che nel vedersi, e quindi non si può pensare di vedere da soli, bisogna vederlo insieme. Il pubblico di una sala è un organismo vivente, pulsante, che trasmette emozioni, che anche trasmette a volte rifiuto o ostilità a un prodotto cinematografico. E questo serve agli autori cinematografici, cioè sentire la pulsazione della sala. E la mia percezione di spettatore è diversa in una sala, rispetto proprio alla lettura del film è diversa se io lo vedo collettivamente piuttosto che se lo vedo da individuo isolato. Allora è importante che ogni singolo comune, adesso che questa cosa è così fattibile perché economicamente sostenibile, è importante che i singoli comuni si facciano carico dell'apertura di sale cinematografiche piccole magari, che poi possono prestarsi anche ad altri eventi, perché adesso non è solo il prodotto cinema o il film che si può proiettare in una sala cinematografica, si possono fare anche altre cose a Certo. costi bassissimi. Allora quelle piazze che si sono svuotate dei nostri paesi forse si riempiranno nei cinema, forse. Sarebbe, Beh, beh, dipende sarebbe. dalle iniziative che si vogliono fare. Il fatto che Fiati Corti abbia questo seguito di pubblico è la dimostrazione che quando si crea un tessuto sociale di attenzione al cinema, la gente poi risponde, esce dal televisore di casa, esce da casa, si rincontra. Questa è una funzione sociale del cinema. Bene, quindi diciamolo insieme, partecipate ai festival come Fiati Corti e andate al cinema. E per chiudere, un consiglio o non so, qualcosa che ti senti di dire ai giovani direttori della fotografia, qualcosa di estremamente tecnico, usate Io un obiettivo. credo che l'unico insegnamento possibile sia non abbiate paura di sbagliare, perché è proprio da quegli errori che vengono le cose più interessanti. Quindi io ho cominciato senza scuole e ho sbagliato molto. Bene, grazie mille Luca e Grazie a voi. grazie. Speriamo appunto di rivederti presto al cinema, principalmente. Se qualcuno ci andrà, speriamo che ci andrà. Grazie. Grazie.